Ciao con un altro video, io sono Issam e se c'è un prodotto del quale sono più innamorato, nonostante i suoi pro ma soprattutto i suoi contro, è il JetSurf Race DFI. Questo video è in collaborazione con cdkeyoffers.com. cdkeyoffers è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, Origin, Uplay, PlayStation e anche PC. Usa il codice ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi FIFA 21, Horizon, Fortnite, Mortal Kombat, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office e tanti altri. Come si fa? Molto semplice. Registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro, acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Bene, vi dico subito perché sono super innamorato di questo jetboard. La prima cosa è la potenza, è una cosa incredibile, la sua velocità, la manovrabilità, la leggerezza, perché pesa solamente 18 kg, 18 kg e mezzo, e anche l'autonomia con una sola carica di miscela, perché questo jetboard va a benzina, miscela, ha un motore da due tempi. Ecco, potete fare addirittura 60 minuti, un'ora se siete con il gas al massimo, ma in realtà riuscite anche a fare 3 ore se siete al minimo. Questo è il motore del JetSurf Race DFI. DFI sta per Direct Fuel Injection. Infatti il carburante viene iniettato tramite questo iniettore elettronico. Per quanto riguarda il serbatoio rimovibile, ha una capacità di 2,8 litri. Ecco, e andremo a vedere in dettaglio tutti i componenti, a cosa servono e le cose molto interessanti dal punto di vista tecnologico. Bene, iniziamo subito dalle cose che mi piacciono un sacco in questo jetboard. La prima cosa è la maneggevolezza e l'ergonomia anche. Oltre che un mezzo di divertimento infinito, è anche un mezzo di trasporto che si può mettere in qualsiasi altro mezzo di trasporto. Pesa davvero poco e da soli solamente potete toglierlo dalla macchina, metterlo sopra la macchina, metterlo dentro la macchina, tirarlo fuori, trascinarlo e metterlo a riva, tirarlo su sul suo stand in dotazione, metterlo sopra, prepararlo in 2 minuti e partire a una velocità di 60 km all'ora circa con il mio peso, ma potete arrivare a di più o anche a di meno, ovviamente dipende dal vostro peso. Posso portare fino a 120 kg di peso, ma non raccomando più di 100 kg perché il divertimento è minore. Esistono altre versioni che non siano race che possono sopportare sempre 120 kg, però raccomanderei per esempio di più la versione Adventure DFI. Questa è la versione Race DFI, che è specifica, anche questo mi piace un sacco, per quanto riguarda il carving e le acrobazie o anche il race. Infatti molto leggero, molto maneggevole, e curvare con questo jetboard è fantastico. È impossibile descrivere la sensazione del mettersi il piede da questa parte e schiacciare e farlo curvare al massimo a 90 gradi mentre siete anche a 50 km all'ora. Davvero è fantastico, è difficile da descrivere. E parlando di comodità e performance in carving, questi lacci sono super incredibilmente fantastici, non ci sono paragoni per esempio con il Radin che abbiamo visto nel video precedente, sia per la comodità ma anche la maneggevolezza, ma non solo, anche per tenervi saldi a questa bestia. Non solo, questi lacci sono unici, si possono adattare a qualsiasi piede, si possono davvero ingrandire tanto e rimpicciolire tanto. Purtroppo per quanto riguarda la versione race abbiamo solamente la versione goofy o standard da scegliere prima dell'acquisto, al contrario per esempio del JetSurf Electric, che viaggia con batteria come il Radin, che non ho ancora provato purtroppo perché non era ancora disponibile, ma sicuramente tra poco lo proverò e di sicuro l'inverno non mi fermerà con questo sport fantastico. Ecco, a prima impressione uno potrebbe pensare che il jetboard a scoppio è infinito. In realtà non è così, perché sì, possiamo
una volta che abbiamo finito il serbatoio e ci siamo divertiti un sacco, di sicuro non meno di un'ora, ecco, possiamo aprire il vano motore in un secondo, riempire il serbatoio un'altra volta e ripartire. Riempirlo davvero è molto semplice, si può fare anche in acqua, specialmente se avete una tanica con un beccuccio del genere, dove è, diciamo, molto semplice, perché lo mettete, lo appoggiate la tanica e la benzina scorre all'interno. Poi appena sollevate il beccuccio si chiude automaticamente e chiudete la tanica, potete andare a divertirvi ancora. E questo beccuccio è veramente veramente fantastico, lo consiglio, super mega consiglio, anche se avete, non so, dei tagli a erba o qualcosa da riempire, perché evitate un sacco di sprechi, ma soprattutto non vi sporcate dappertutto con benzina e miscela eccetera eccetera. Vi lascio il link e coupon sconto su Amazon nella descrizione del video. Super, ecco, questa cosa sì è fantastica, però comunque siamo limitati, perché anche qua, nonostante che questo è un motore a scoppio, abbiamo una batteria a ione di litio da 3 celle in serie con una capacità di 9 ampere ora. Cosa serve questa batteria? Perché ci limita la durata del jet surfing? Molto semplice, perché qui abbiamo un motore di ultima generazione, quindi abbiamo bisogno di fornire energia non solamente all'avviatore, che è automatico. Vi faccio vedere adesso come si fa ad accendere. Molto semplice, abbiamo il braccialetto di sicurezza che contiene un magnete. Questo braccialetto lo mettiamo al nostro braccio. A questo punto dobbiamo inserire il magnete una sola volta per avviare il motore. Adesso si è avviato, e una volta che l'abbiamo tolto e l'abbiamo rimesso un'altra volta, ci dà un secondo o due e poi parte in automatico il motore. Rifacciamo. Una volta che siamo caduti in acqua o abbiamo un problema, vogliamo fermarci, basta staccare il magnete appositamente o anche accidentalmente e si spegne il motore. E questo qua è il connettore della batteria, che si ricarica con il caricabatterie in dotazione, e una volta caricata al massimo la batteria, che un'ora e mezza è davvero molto rapido, ecco, ci dura 150 avvii. Allora, perché ho detto che siamo limitati da 3 ore di tempo? Per due motivi. Il primo, perché abbiamo l'iniettore elettronico che ha bisogno di energia elettrica per funzionare. Non abbiamo un carburatore qua, ma un'iniezione, ed è una cosa fantastica. In realtà tutti i modelli della Jet Surf sono a iniezione, tranne il modello base, che è lo Sport, che costa molto di meno ed è a carburatore. E non sto a spiegare in questo video qual è la differenza tra un sistema e l'altro, ma fatto sta che comunque abbiamo bisogno di un'energia costante per alimentare l'iniettore, oltre, diciamo, al motore di avviamento. C'è una terza cosa, perché come potete notare lo scafo è fatto in fibra di carbonio e tutti i jet board della Jet Surf sono fatti in fibra di carbonio, quindi sono vuoti all'interno e non sono impermeabili al 100%. Perché? Perché ovviamente il motore ha bisogno di ossigeno per poter funzionare. E quindi, oltre alla pompa passiva che funziona meccanicamente tramite il motore di raffreddamento, che pesca l'acqua da questa parte, la fa entrare di qua per raffreddare il motore, la fa uscire di qua e viene spruzzata anche per vedere che tutto ok, non sia occlusa. Questa è una cosa che dovete anche controllare sempre mentre state andando, dovete sempre dare un occhio a questo. E questa è una dei contro, per esempio, dei jetboard a scoppio. Ecco, abbiamo un'altra pompa che viene attivata ogni un minuto circa per controllare che non ci sia dell'acqua dentro e pomparla fuori. La pompa si trova qui dentro e adesso proviamo subito a mettere un po' d'acqua all'interno, vediamo come funziona la pompa una volta che l'acqua entra all'interno dello scafo. Ovviamente non deve andare nell'iniettore, specialmente nel foro di respirazione dell'iniettore, e quindi c'è questa pompa qui che compensa e butta fuori l'acqua. E come potete notare, in questo momento, anche senza avviare il motore, la pompa funziona e inizia a buttare fuori l'acqua. E la pompa, dovendo lavorare tutto il tempo di utilizzo, ecco, abbiamo una durata limitata di minimo di 3 ore, perché come avete notato, se la pompa si pompa l'acqua consuma tanta energia, però se non entra dell'acqua la durata di funzionamento è più breve, quindi durerà
di più. Questa pompa è molto utile anche se andate nel mare, perché dopo averlo utilizzato nell'acqua salata bisogna lavare tutto il vano, facendo attenzione a non far arrivare l'acqua nel foro dell'iniettore, di respirazione dell'iniettore. E una volta fatto vi rimane dell'acqua all'interno, allora basta avviare il jetboard tramite il magnete e a questo punto inclinarlo un pochino, e come potete notare, una volta inclinato inizia a pompare fuori tutta l'acqua, anche perché non abbiamo nessun altro foro d'uscita o d'entrata dell'acqua, tranne adesso quelli che vi faccio vedere, che non fanno uscire l'acqua. Anche se inclino adesso di più il jetboard, non esce per esempio l'acqua da questa parte. Vedete che non è uscito nulla, neanche dal tubo di scappamento, anche se, ripeto, non è chiuso ermeticamente. Nonostante questo, comunque, questo è un contro per quanto riguarda i jetboard a scoppio. Non possiamo lasciarlo nell'acqua senza funzionamento, e questo perché l'acqua pian piano entra, e una volta che l'acqua è entrata nel vano motore potrà entrare all'interno del motore tramite il tubo di scappamento o anche all'interno dell'iniettore, e il motore non funzionerà più. C'è un procedimento molto semplice per farlo funzionare, però purtroppo nella maggior parte delle volte dovete andare a riva e smontare la candela, quindi svuotare il motore dall'acqua, farlo funzionare. Qualche volta, per divertirmi con i bambini, con i SUP, l'ho lasciato per un'oretta così a mollo ed è entrata. Sono stato anche fortunato però che provando una, due, tre volte, alla terza volta è partito lo stesso, nonostante che l'acqua all'interno. Quindi va a fortuna. Ovviamente questo, ovvero che l'acqua entra all'interno, succederà raramente, specialmente quando imparerete a salirci sopra bene, e quando cadrete bene e non farete affondare la punta del jetboard, perché come potete notare qui abbiamo un foro di presa dell'aria che dà ossigeno al motore. Una cosa che mi è piaciuta tanto è la possibilità di limitare la velocità massima tramite questa rotellina, che è una rotellina che blocca fisicamente il grilletto. Una volta fatto, ecco, c'è la possibilità anche di acquistare a parte il Jet Surf Tube, che è una specie di gommone che si mette attorno al jet surf, e quindi si può utilizzare come barchetta. Si può anche andare in due, adulto e bambino, ci si diverte tantissimo se non ci sono tante onde, altrimenti saltella tanto e non è tanto divertente, specialmente per il bambino che è davanti, che continua a saltare. E non solo, si può anche lasciare a mollo senza far entrare l'acqua all'interno per lunghi periodi, per esempio, non so, ancorato a qualche cosa, e poi utilizzare come barchetta. E soprattutto si può dare a un bambino, ovviamente il bambino deve essere istruito e responsabile dove può andare e dove può non andare, e rallentare la velocità, così ci può andare sia come barchetta, sdraiato, seduto o anche in piedi. Fermati, basta! Basta! Sì, basta, vieni qua! Me l'ha rubato! Mi piacciono tantissimo queste maniglie, molto utili sia per salirci sopra le prime volte da sdraiati, da seduti, e poi in piedi per aiutarsi. Non solo, anche per esempio se mettete il gommone, anche lì potete appoggiarvi voi e i bambini. Molto utili anche per sollevare il jetboard, che come potete notare lo tengo da qui, non dai lacci, anche se i lacci sono molto resistenti, però in realtà preferisco non rovinarli così e rovinarli solamente utilizzandole, anche perché qua abbiamo un ancoraggio molto molto buono facendo questo movimento. Con il Jet Surf Race DFI arriva la borsa da trasporto molto molto comoda, con le maniglie laterali davanti e dietro, e il board viene legato all'interno tramite questi lacci, quindi molto sicura come trasporto. In più questa borsa ha anche delle rotelline, quindi si può trascinare tranquillamente, anche se pesa poco, però lo potete trascinare tranquillamente. Non solo sono comode perché si possono sfilare, per esempio nella mia macchina preferisco toglierli per non rigare la macchina, si possono sfilare tranquillamente. Purtroppo queste rotelline non sono molto comode sulla sabbia, ma se non ricordo male
si possono acquistare a parte delle una specie di carrello con delle ruote più grosse per poter andare meglio, diciamo più comodi sulla sabbia. Stranamente né col jet surf neanche con il radin arriva nessun laccio, eventualmente quando vi lancia il board, ecco, vi trovate voi da una parte e il board da un'altra parte. Io personalmente ho messo questo laccio che trovo molto comodo legare qui alle maniglie e legarlo alla gamba per evitare questo, specialmente quando il lago o il mare è molto mosso, perché poi diciamo sarà molto difficile raggiungere un board che sta viaggiando ancora tramite le onde, le correnti, e lo spingono lui da una parte e voi dall'altra. Ecco, questo molto molto utile, specialmente come ho detto mare o lago mosso e specialmente anche in un fiume. A proposito, quant'è la profondità minima per viaggiare con il jet surf? Di circa mezzo metro va bene, ecco, questo è il minimo, diciamo siamo ai limiti, poi dipende ovviamente dal vostro peso, anche perché le pinne che arrivano con il jet surf hanno una lunghezza di circa 35 centimetri e sono FCS, quindi si possono anche acquistare a parte eventualmente se si rovinano. E le pinne sono 3 a sgancio rapido. La pinna principale ha anche una sicura, basta spingerla all'interno e agganciarla con la sicura, mentre le altre 2 pinne sono le classiche FCS che si mettono e si agganciano a click. E come potete notare siete proprio al limite del mezzo metro. Ovviamente una volta che salite sopra e andate avanti, planate sull'acqua, quindi questo mezzo metro vi basta, però dovete lanciarvi una volta che vi fermate o rallentate. Lo sgancio è molto semplice, basta fare leva da questa parte. Io utilizzo la custodia in dotazione per far leva e toglierlo con uno strattone rapido. Lo stesso vale anche per le altre pinne, sono facili da togliere, basta utilizzare, come ho detto, qualcosa per proteggervi. Nella scatola troviamo un proteggi deflettore in spugna e anche in tessuto con all'interno una protezione in nylon, e vi consiglio vivamente di avvitare la vite di protezione all'interno durante il trasporto, perché se è svitata potrebbe prendere un colpo e piegarsi. Questa è una cosa molto importante. L'inserto della pinna principale arriva smontato, dovete montarlo voi tramite le viti in dotazione, anche perché il modello precedente aveva una pinna fissa in carbonio, mentre adesso hanno cambiato con questo sistema FCS che è molto migliore, molto efficiente, soprattutto se dovessero rompersi la pinna potete cambiarla molto più semplicemente. Infatti un'altra cosa che mi piace tantissimo del jet surf è che la conservazione, quando dovete metterlo in garage o da qualche altra parte, è molto semplice, prende poco ingombro perché potete metterlo in piedi tranquillamente senza danneggiarlo tramite questa. Loro dicono anche che potete metterlo appoggiato direttamente qua, io sinceramente ho paura di appoggiarlo qua anche se in carbonio, però non voglio rovinarlo, rigarlo, e lo appoggio in piedi così prende pochissimo spazio. Con il Jet Surf Race DFA arriva questa busta di plastica che contiene 2 manuali di istruzioni A e B che sono molto interessanti, che adesso andremo a vedere perché sono A e B e mi piace davvero tanto come l'hanno distribuito il manuale di istruzioni. Arrivano anche queste cosine qua che sono plastificate, eventualmente se volete portarli con voi anche in acqua. Una è la dichiarazione di conformità e la seconda le specifiche tecniche. Ovviamente oltre alle specifiche tecniche, in questo fogliettino plastificato che potete portarvi sempre con voi, ci sono tutti i certificati, compreso il certificato CE, che vi permettono di andare con questo mezzo in qualsiasi lago, mare o anche fiume in Italia, anche senza patente, perché la potenza massima del motore è 7,2 kilowatt e il motore è a 2 tempi, quindi è permesso dovunque. Ecco, però se volete essere regolari al 100%, in teoria servirebbe anche l'assicurazione nautica. E per quanto riguarda il manuale A, contiene tutto quello che vi serve sapere con le fotografie, è davvero spiegato molto bene, purtroppo solamente in lingua inglese, però se volete sapere di più, secondo me la prima cosa che dovete sapere sono le parti del vostro jet surf. Infatti qua è spiegato tutto, che cosa arriva con il jet surf,
quali sono i componenti all'interno, come si chiamano e a cosa servono, alcuni avvisi e precauzioni molto importanti. Ecco, c'è tutto e vi consiglio prima di guardare, così dare un occhio al manuale B e poi al manuale A, il contrario praticamente. Inoltre troverete con il vostro JetSurf questa borsetta, dove qui potete mettere qualche cosina, però è vuota, ma all'interno arrivano alcune cose di default. Che cosa arriva? Una chiavetta a brugola per montare e smontare eventualmente la pinna. Vi servirà solamente la prima volta per montare il supporto per le pinne FCS che abbiamo visto all'inizio. Ci sono alcune guarnizioni, un po' di fascette e una cordicella di ricambio. Questa cordicella è una cordicella da paracadute, quindi è una cordicella d'appoggio vero e proprio, che parte qui dalla punta dello scafo e arriva fino al grilletto, dove potete appoggiarvi tranquillamente con tutto il vostro peso, anche se pesate 120 kg, e questo per evitare di appoggiarvi sul cavo dove passano i cavi elettrici, anche il cavo metallico che andrà nell'iniettore ad aprire e chiudere la benzina. E se vi chiedete se il motore si ingrippa schiacciando senza far partire il motore il grilletto, no, non si ingrippa, ovviamente, perché abbiamo un iniettore elettronico e non un carburatore. E già che sono qui vi dico subito perché, come potete notare, il mio cavetto fa questa forma qui, perché se non state attenti a tirare questa cordicella con la posizione di queste sicure nella maniera corretta, ecco, potete tirare accidentalmente il cavo e le connessioni elettriche all'interno potrebbero smollarsi, quello che è successo a me praticamente, e quindi dovrei cambiare in teoria questa parte qua, perché a un certo punto inizia ad andare, non andare, andare, salgo sopra, schiaccio, cado, non riesco ad andare perché non fa contatto correttamente da questa parte, visto che l'ho tirato accidentalmente nella maniera sbagliata. Quindi in teoria dovrei cambiarlo, però posizionando la cordicella in questo modo, quindi dandogli qua un po' di forza che spinge dentro, ecco, ho trovato che potrei anche allungare il tempo e non cambiare questa parte qua, che gentilmente mi hanno spedito gratuitamente JetSurf, perché rientra nella garanzia. Nella borsa arriva questo strumento molto utile per testare la candela, eventualmente se ci sono problemi, non si accende il motore, ecco, possiamo utilizzare questo per testare la candela, vedere se funziona. Basta tirare fuori la candela con questa chiave in dotazione. Vi faccio vedere la candela di scorta che arriva in dotazione. Arriva infatti dotato già di una candela che è già montata e una candela in più. Ecco, una volta tirata fuori, basta chiudere per sicurezza la candela, anche perché qui ci sono un po' di vapori di benzina, altrimenti esplode tutto. Una volta chiusa la candela con il cappuccio di sicurezza, possiamo collegare la candela come da diagramma nel manuale di istruzioni e vedere se escono le scintille, quindi se la candela è funzionante o la candela da cambiare. Non puoi collegarlo a questo, perché se lo colleghi a questo e l'iniettore parte e ti spruzza la benzina e esplode tutto, capito? Deve essere collegato diversamente. Nella confezione vi danno due bracciali misura M, ci sono varie misure, io ho acquistato a parte misura S per esempio per me, e ci sono vari colori. E perché ho acquistato altre due vi faccio vedere, perché mentre stavo andando sono caduto violentemente e al posto di staccarsi il magnete verticalmente l'ho tirato orizzontalmente per caso e si è strappato. Purtroppo io non ho avuto nessun Issam che mi trasmettesse la sua esperienza, infatti non avevo un bracciale di avviamento di scorta e sono rimasto senza magnete, quindi sono dovuto tornare a nuoto dal mezzo del lago e faceva veramente tantissimo vento, c'era tanta corrente, spingendo il jetboard e continuando a nuotare, spingendo, continuando a nuotare, insomma dopo due ore sono arrivato sfinito a riva. Lato positivo, che mi sono fatto un po' di muscoli. Il secondo lato positivo è che posso trasmettervi questa esperienza e vi dico di mettere sempre qua un braccialetto di scorta
eventualmente, se dovesse capitare, almeno avete un altro braccialetto. Purtroppo le spedizioni da JetSurf costano veramente tanto, vi consiglio subito di prendere due braccialetti di scorta eventualmente, se prendete questo board direttamente assieme al board, così risparmiate la spesa di spedizione, perché di sicuro vi serviranno nel futuro. Se andate a navigare nell'acqua salata con il jetboard, vi servirà sicuramente questo strumento, con il quale arriva anche un ugello di scorta. A cosa serve questo? Serve a lavare le parti interne, compreso il raffreddamento ad acqua, collegandolo a una canna dell'acqua da questa parte, o in alternativa, se volete, anche una bottiglia d'acqua naturale, ovviamente non gasata, e si collega da questa parte, si apre il getto d'acqua così da lavare le parti interne con acqua dolce per lavare l'acqua salata che potrebbe corrodere le parti metalliche. E per ultimo vi faccio vedere questo pezzo che io tengo qui all'interno della borsa, perché l'ho smontato. Infatti questo è il silenziatore, che è davvero molto efficace a diminuire il rumore del motore. Come funziona? Praticamente viene montata da questa parte, qui abbiamo lo scarico, adesso lo apro e vi faccio vedere una cosa molto importante e perché l'ho tolto. E prende praticamente lo scarico e lo butta da questa parte, mescolandolo con l'acqua per diminuire il rumore del motore. Infatti lo mescola con l'acqua, esce qua il fumo con l'acqua tramite la pompa, e dico pompa in realtà, per chi non lo sa, non è altro che un tubo con all'interno un'elica che pesca l'acqua davanti e la spinge qui dietro. E perché l'ho tolta, nonostante il beneficio dal punto di vista della diminuzione del rumore? Perché qui all'interno dello scarico c'è un componente che è una pallina e una molla. A cosa servono questa pallina e questa molla? Ad evitare che l'acqua entri all'interno dello scarico. Ma come potete notare, questa è la seconda pallina che cambio, e neanche una stagione passata, perché questa pallina è in plastica, si scioglie completamente se sforzate il motore, se non vi accorgete occlude addirittura lo scarico parzialmente, ma si scalda talmente tanto che si brucia anche lo scarico, e costa un sacco di soldi cambiarlo. Non potete neanche cambiarlo voi, dovete spedire il tutto alla fabbrica che ve lo cambia. Purtroppo me l'hanno cambiato, ma non è in garanzia, quindi ho dovuto pagare. E come ho fatto a sforzare il motore? Beh, molto semplice, se lo utilizzate per tanto tempo con questo pezzettino assassino che purtroppo diciamo scalda la pallina, ed è un difetto secondo me di questa versione del JetSurf con questo silenziatore che è uscito quest'anno nel 2021, che non ha solamente bruciato lo scarico a me, ma anche amici che hanno sempre lo stesso jetboard, gli succede questo. Perciò io ho tolto questo per evitare di scaldare la pallina e scioglierla. Ma ecco, credo che nelle ultime 2-3 volte che ho acceso il motore solamente per dimostrazione l'ho sciolta. Ecco, dovete stare attenti a non accendere per lungo tempo il motore senza che sia in acqua raffreddato bene, e dovete stare attenti anche a controllare questa parte qua. Questo è lo scarico non bruciato e c'è lo scarico bruciato. E nonostante che questo jetboard sia uno dei più potenti che ho mai provato, devo dire che vi lancia praticamente se siete fermi e siete affondati dietro, schiacciate neanche al massimo il grilletto, vi lancia fuori dall'acqua, iniziate ad andare ed è fantastico. Nonostante questo, comunque vi sconsiglio di trainare né un SUP, come ho fatto io, che mi sono divertito un sacco con i bambini, li ho trainati, però poi dopo ho bruciato il motore, neanche un'altra persona che sia in acqua. E dovete stare attenti a non andare molto lenti, quindi se siete molto affondati dietro sforzate il motore, specialmente se avete il silenziatore, può succedervi questo e bruciate lo scarico. Dovete sempre stare attenti a toccare l'acqua e vedere se è troppo calda, quindi potete bruciare sempre la pallina. Insomma, è un oggetto fantastico ma molto delicato, e se si brucia qualcosa non vi accorgete. Ecco, potete finire a dover pagare tanti soldi, perché è esattamente come se dovessi rompere la cinghia di distribuzione della macchina, siete finiti come un domino, una cosa si brucia dopo l'altra. Un'altra cosa alla quale stare molto attenti e controllare molto spesso è l'elica in carbonio. Loro dicono che è molto leggera, quindi diciamo riesce a spingere di più, eccetera eccetera.
Secondo me non è assolutamente una buona scelta, perché per esperienza mia e anche di altri amici che hanno avuto lo stesso problema, l'elica, se dovesse prendere un rametto o qualcosa, si spacca un pezzettino, essendo in carbonio inizia a sfaldarsi col tempo e perde una parte. A questo punto il motore deve girare molto di più per avere la stessa velocità, gira a vuoto, si scalda di più, sciogliete la pallina, bruciate lo scarico e siamo a capo. E questo ovviamente lo dico per esperienza personale e, come ho detto, non solo mia, anche di amici che hanno lo stesso board. Facciamo un piccolo riepilogo al volo delle parti delicate che bisogna controllare molto spesso in questo board. La prima cosa, la corda, che deve essere fatta in modo, con questa sicura, che non tiri la parte della connessione elettrica. La seconda cosa, controllare molto spesso mentre state andando la temperatura del motore, toccando il getto d'acqua con la mano, vedendo se è molto caldo, quindi bisognerebbe lasciarlo raffreddare. E ovviamente dovete sempre stare attenti che il getto d'acqua di raffreddamento sia sempre continuo e non si interrompa per qualche cosa che ostruisce i tubi di raffreddamento. Controllate sempre la pallina, se dà questi segni bruttissimi che vedete qui anche una parte, vuol dire che non aderirà bene alla parte interiore, si incastrerà e farà concentrare lo scarico in una parte sola sulla pallina, che continuerà a scaldarla di più, farla sciogliere, quindi occludere e bruciare addirittura lo scarico, se non il motore. E una cosa assolutamente da controllare molto spesso è l'elica. Se vedete una punta rotta, sfaldata o altro, smettete subito di utilizzarlo, nonostante la vostra voglia matta magari di utilizzarlo, perché questo vi può causare dei problemi. Problemi sicuramente causati dal fatto che qui non abbiamo nessuna griglia di protezione, quindi qualsiasi rametto potrebbe entrare anche nella maniera sbagliata molto facilmente e rompervi l'elica, cosa che non succede per esempio nel Radin, perché abbiamo una griglia protettiva. Qua non ce l'abbiamo. Non solo per esempio nel Radin, cosa che come vi ho detto lo ritengo molto affidabile, specialmente dal punto di vista dell'elica, perché le eliche in lega di alluminio, a differenza dell'elica in carbonio, si piegano eventualmente, ma non si rompono, si possono ripiegare, aggiustare, sistemare, e comunque non perdete le parti che potrebbero andare e incastrarsi, peggiorare la situazione. Questa è una parte molto delicata e secondo me con una piccola griglia avrebbero potuto proteggere l'elica, o direttamente mettere un'elica in lega di alluminio, che risolverebbe il problema. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo nel servizio post vendita del Jet Surf è che, una volta che avete un problema, che vi mettete d'accordo con l'assistenza clienti, vi prenotano il ritiro. Il giorno dopo arriva il corriere, ritira il vostro jet board e arriva nella Repubblica Ceca, la sede di produzione e assistenza di Jet Surf, addirittura il giorno successivo, e se hanno tempo, se non è in alta stagione, ecco, due giorni vi riparano tutto e ve lo spediscono, e dura lo stesso un giorno la consegna. È una cosa fantastica. La cosa che non mi è piaciuta per niente invece, che per esempio l'elica, che è molto facile secondo me, dal mio punto di vista, cambiarla, potevo cambiarla tranquillamente da solo, bastava smontare questa parte qua, una parte all'interno, e sfilare l'elica, rimettere un'elica nuova, cosa che non vi permettono di fare perché non vi vendono l'elica da sola, ma pretendono che la riparazione venga fatta da voi, che capisco perfettamente, perché potrebbe essere pericoloso con un mezzo del genere fare una riparazione così importante in modo sbagliato, potrebbe essere pericoloso, però comunque a me personalmente ha dato molto fastidio non poter riparare, mandare un pezzo e riparare il mio jetboard in tipo 10 minuti, 10-15 minuti, piuttosto che aspettare una settimana tra assistenza clienti, ritiro e arrivo, eccetera eccetera. Un'altra cosa che non piace per niente nell'assistenza di Jet Surf è che per cambiare questa pallina costa poco, o anche magari vi serve una vite che costa, non so, 1 euro, 2 euro,
comunque sia loro vi fanno pagare 60 euro di spesa di spedizione. Per carità, vi arriva dalla Repubblica Ceca in 24 ore, ma 60 euro veramente eccessivo. Una cosa secondo me dal punto di vista tecnologico era facile da fare, e per evitare di bruciare motore, scarico eccetera eccetera, di mettere un sensore di temperatura per misurare la temperatura dell'acqua. Se la temperatura dell'acqua supera un tot, ecco, potrebbe facilmente interrompere la corrente al iniettore, quindi spegnere il motore. Lo stesso sensore della temperatura dell'acqua poteva anche avere un piccolo sensore meccanico per fare la stessa cosa quando il tubo dell'acqua di raffreddamento è ostruito. Ecco, tutte queste cose qua sono molto semplici da fare, però purtroppo non sono incluse nella tecnologia che c'è in questo motore, nonostante che sia molto recente. Per esempio il motore di avviamento è un motore brushless fantastico, non abbiamo nessuno strumento per misurare il voltaggio della batteria per vedere se siamo, diciamo, nel tempo, non c'è nessun sensore che ci fa vedere che la benzina sta per finire, e adesso vi faccio vedere come si fa a capire quanto tempo siamo stati in acqua. E infatti vi consiglio di prendere un tester. Io personalmente utilizzo questo, che è davvero fantastico perché è molto piccolo, si può mettere nella scatola e portarsi sempre per misurare il voltaggio della batteria. Se volete andare a vedere la recensione completa di questo strumento fantastico, potete cliccare in alto a destra, basta infilare la pinzetta qui all'interno, mi fa vedere il voltaggio della batteria, così da sapere quant'è la carica della batteria. In questo momento è 12,2, quindi carica quasi al massimo 12,6, perché è una batteria da 3 celle, e a questo punto so che avrei più o meno 3 ore di autonomia. E per riconoscere il connettore della batteria abbiamo questa fascetta rossa, a differenza di tutte le altre fascette di colore nero all'interno che fissano tutti gli altri connettori, e questo vi fa capire quanto è artigianale questo mezzo fantastico. Ovviamente questo non è un difetto, ha i suoi pro e i suoi contro. Anche gli alianti, gli aerei in carbonio sono artigianali. Per quanto riguarda i sensori che abbiamo in questo board, non abbiamo nessun sensore tranne un sensore a tempo. Adesso accendo il board mettendo il magnete all'interno della maniglia, e come potete notare qui si accende una lucina che prima era rossa, poi adesso gialla. Una volta che lo rimetto, un'altra volta che parte, diventa verde. Ecco, questa luce qua adesso parte. Ecco, adesso come potete notare diventa gialla, vuol dire che posso armare, non ci sono problemi. Se è rossa vuol dire che ci sono dei problemi e non posso andare. Se diventa colore viola vuol dire che sono passati 20 minuti da quando ho avviato il motore la prima volta. 20 minuti in realtà sono un terzo del serbatoio, quindi mi lascia un terzo per ritornare a riva e un altro terzo di riserva. E come faccio a ripristinare questi 20 minuti eventualmente? Se voglio, devo spegnere il motore. Come si spegne? O lo lascio per 5 minuti senza attivarlo, si spegne automaticamente. Un'alternativa, prendo il magnete, lo metto in questa posizione e si spegne il motore. Magnete che serve anche per avviare il motore, per svuotare l'acqua eventualmente se abbiamo bagnato l'interno del motore, che si fa nello stesso modo. Quindi adesso metto qua il magnete e in questo momento il motore di avviamento è solamente partito, l'iniettore non ha iniettato niente all'interno, neanche la candela, ma solamente girato a vuoto il motore. Questo servirà eventualmente a far uscire l'acqua quando togliamo la candela, eventualmente se dobbiamo rimuovere l'acqua dall'interno del motore. Una cosa che arriva con il Jet Surf che non vi ho fatto vedere perché si sono dimenticati di mandarmelo nel mio, è un panno Jet Surf per pulire eventualmente lo scafo e asciugare quello che rimane all'interno di acqua. Un'ultima cosa per quanto riguarda la manutenzione: oltre a quello che vi ho detto di controllare, in teoria non ci sono altre cose da fare tranne se utilizzate il Jet Surf in acqua salata. A questo punto bisogna lavare tutto l'interno, stando attenti a non far entrare l'acqua all'interno dell'iniettore, nella parte del foro di entrata dell'aria, quindi potete anche chiuderlo con la mano e lavare tutto con acqua dolce. A questo punto
vi lascio il link eventualmente di quest'olio che trovate anche su Amazon. Dovete spruzzare dappertutto praticamente per proteggere le parti metalliche dalla corrosione dell'acqua, specialmente quella salata, altrimenti se utilizzate l'acqua dolce non serve tutto questo. Due cose che raccomando di fare durante il trasporto, ma anche la conservazione, e staccare il tubo di alimentazione della benzina. Ovviamente, essendo che il tutto parte con un magnete, non si sa mai che qualche magnete o qualcosa, campo magnetico, faccia partire il vostro jetboard mentre è sulla macchina o all'interno della macchina. Un'altra cosa, se lo conservate per lungo periodo senza utilizzarlo, ovviamente dovete svuotare il serbatoio e soprattutto staccare il connettore della batteria, misurare il voltaggio e conservarlo a circa 11,5 volt. E come al solito per tutte le batterie bisogna controllare il voltaggio che non sia sceso nel tempo, ogni mese, due mesi, controllare che sia sempre 11,5. Per quanto riguarda la miscela che utilizza questo board, è una miscela olio sintetico in benzina verde al 2%. Va benissimo qualsiasi tipo di olio per motori a due tempi, dove deve essere scritto due tempi e deve essere sintetico al 100%. Se volete vi lascio anche il link nella descrizione del video di quello che utilizzo e anche di questa bottiglia utilissima per misurare quanto olio dobbiamo mettere all'interno della nostra tanica. Per esempio, se utilizziamo una tanica da 5 litri come faccio io, metto 100 millilitri, invece se sono 10 litri 200 millilitri, quindi 10 litri su 200 millilitri sono 2%. E come ho detto all'inizio di questo video, questo board ha i suoi pro e i contro. Nonostante i suoi contro, che abbiamo appena visto insieme, e che mi sia capitato di tutto praticamente con questo board, comunque io personalmente lo preferisco al Radi, nonostante che sia meno affidabile, nonostante tutto quello che vi ho detto e nonostante che adesso in questo momento durante questa recensione ho scoperto che devo pagare questa pallina due soldi, ma devo pagare la spedizione di 60 euro per farmela arrivare adesso. E questo perché questo board ha una performance che è una cosa incredibile, sia sul rettilineo ma soprattutto anche in curve. Il carving con questo board è una cosa, è davvero indescrivibile, non si può descrivere tranne se lo provate. Ecco, sicuramente non diciamo lo consiglierei a un principiante o a qualcuno che vuole surfare tranquillamente su un lago calmo o andare tranquillamente, perché questo dà emozioni, non sono le emozioni di tranquillità. Se quello che state cercando, questo non è il board per voi. Non solo, nonostante che arrivi a 60 km all'ora e anche di più con il mio peso, perché 60 km all'ora ve lo garantiscono con 120 kg di peso, ecco, non riuscite a tenere questa velocità per lungo tempo, perché è molto leggero, che è una cosa da una parte negativa se volete andare molto veloci, perché soffre di tutte le onde, anche le piccole onde vi fanno saltare e volare e saltella tanto. D'altra parte, essendo leggero proprio, potete fare i salti, che è una cosa fantastica. Non so, una barca sta passando, fate i salti sull'onda e è una sensazione fantastica, è una sfida. È appunto per questo che mi piace, perché c'è la sfida, e quindi direi non è proprio per principianti. E come al solito vi lascio il link e coupon sconto a questo meraviglioso mezzo nella descrizione del video. Se avete domande lasciatele giù nello spazio commenti, se ne avete uno fatemelo sapere, che sicuramente ci vediamo ai laghi qui attorno a Milano, che ce ne sono tantissimi. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.